Oggi diciamo una giornata un po' così, quindi invertiamo i ruoli. Fatemele voi le domande. Dai, Paolo. Ma certo che te le facciamo. Io non aspettavo altro che di vederti oggi per chiederti tutta questa bagarre che si sta scatenando su di te e direi anche sulle patatine. Perché che voi aprite i social, dappertutto ci sono queste patatine che tu scambiavi col tuo lavoro a 15 anni. Allora, non ridere perché... È un processo popolare sui social. Sì. Allora, sì. Noi che siamo garantisti, con tutti, perfino con i peggiori, che poi non sono sempre i peggiori, con te di più, tu sei un punto di forza di questa televisione del Riformista. Penso che sarà d'accordo Piero con me. E quindi noi ti chiediamo... Cosa è successo? Raccontaci. No, cosa è successo? Raccontati. Noi vogliamo la vera Oara. Oh, la vera Oara di quello che è, ovviamente, quello che si trova oggi. Quello che eri. La vera Oara una sera pensa di fare un tweet. Un tweet che nasce da cosa? Perché ero stata poco prima in un ristorante parlando col ristoratore, dissi com'è la situazione dei dipendenti e mi ha detto guarda, io da mettermi in mano i capelli perché ho messo un annuncio da inizio dell'estate dove dico che do 1.500-1.700 euro al mese in regola e non si è presentato nessuno, o meglio si sono presentati due ragazzi che la prima domanda che mi hanno fatto è stata ma si lavorerà anche ad agosto, anche sabato e la domenica, hanno preso e se ne sono andati. Allora lì per lì mi è venuto in mente e mi sono ricordata di quello che avevo fatto a 14-15 anni, dove semplicemente quando andavo al mare con mia madre, una spiaggia libera, fuori c'era un baracchino, una specie di ciringhito, dove c'era un signore da solo che lavorava, faceva i caffè, quindi io quando mi annoiavo di stare in spiaggia senza obblighi, senza alcuna imposizione, andavo da lui, gli davo una mano, mi divertivo, nel frattempo imparavo comunque anche un mestiere, ma ripeto, senza obblighi, senza orari, era proprio una cosa che mi piaceva. Quando finivo, un giorno potevo starci un'ora, ce ne potevo stare due, mi prendevo il mio gelato e le patatine e tornavo, questo è stato. Però hai fatto arrabbiare tutti quelli. Ho fatto arrabbiare perché a un certo punto ho detto, ragazzi, ho lanciato un messaggio sicuramente forte, provocatorio, non ho dubbio, io in questo sono molto provocatoria, quindi mi è tornato questo tsunami indietro, ho detto, bisogna partire dal basso, bisogna andare a rimboccarsi le maniche, bisogna avere fame anche di imparare qualcosa. In quel caso, evidentemente, io a 14-15 anni avevo la fame di imparare un mestiere. Questo è bastato per farmi dire che sono una schiavista. No, non una schiavista, sono stata schiavizzata. E sì. Poi, dando questo messaggio, che dire vorresti che schiavizzare. Piero, di un po' la tua, hai seguito, no? Ma sai, io credo, dimmi se sbaglio, che ci sono due questioni. Una questione, che è un problema molto serio e che si può affrontare in tanti modi diversi, che è quello del lavoro e del diritto del lavoro, che non mi pare tu abbia voluto toccare. Tu hai toccato un'altra questione, hai toccato intanto un ricordo giovanile, perché poi ricordi giovanili sono sempre belli, ci sono tanti anch'io di quando andavo sulla spiaggia, anche quando raccoglievo i capperi, mi ricordo, scusa se te lo dico, ma che raccoglievo i capperi sul muro di mia zia, e che mi dava 100 lire per tutta la giornata. Secondo me più o meno il gelato e le patatine era peggio del barista. Era peggio del barista perché con 100 lire compravo le patatine e basta. Però sì, poi sai, sul tizzone raccogliere capperi è una cosa, anche le pesche certe volte facevo raccogliere, ed è una cosa. L'altra questione è quella del diritto del lavoro. L'altra questione ancora, evidentemente, sei te e come scateni, perché sei un personaggio, perché poni delle questioni provocatoriamente, perché c'hai una presenza televisiva, perché c'hai la tua personalità e produci un odio che effettivamente, leggendo quei messaggi, è impressionante. È possibile fare televisione, discutere pubblicamente di questioni molto serie, senza cadere nell'odio, nella rabbia? Perché poi io faccio un altro ragionamento, io ieri l'ho difesa lei con un tweet. Ho detto, beh sì, siete dei gran leoni, finalmente vedo che esiste un numero importante di persone. I leoni di tastiera, i leoni di tastiera. Non ho detto di tastiera perché non mi piace fare le frasi fatte, però l'ho pensata, ho detto solo leoni per evitare come narrazione, sai che a me non mi piacciono quelle narrazioni, l'hanno ucciso due volte, tutte quelle cose. E allora ho detto, siete dei leoni, finalmente uscite fuori, perché non mi vi ricordo quando faceste queste battaglie per il raccoglitore di pomodoro in Campania. Non mi ricordo che faceste queste battaglie voi giornalisti quando i vostri editori pagavano 4 centesimi a riga. 4 centesimi a riga. E per i mandarini, me lo ricordo in Calabria, io. Cioè, e i mandarini in Calabria. Però invece vedete Oara e l'attaccare. Detto ciò, ma hai fatto una stronzata o no? No, io non ho fatto, io rivendico quello che dico perché secondo me è importante come messaggio.
quello che io ho voluto dire, io non ho, ecco, questa è l'unica cosa che forse ti dico la verità, mi ha dato fastidio. L'essere fraintesa nel dire, Oara dice che i ragazzi devono lavorare gratis, messaggio sbagliato, non è assolutamente quello. Quindi può, ecco, dico la verità, essermi dispiaciuto che sia passato un messaggio diverso da quello che volevo intendere. Però tu un po' te la cerchi, sai perché? Sì. Anche adesso che parliamo perché, e ci vedranno tutti. Sto fatto del messaggio, come lui è contrario alle frasi fatte, io sono contrario a questo messaggio. Io se mi mettessi a lanciare dei messaggi, sì, ecco, succederebbe un finimondo 10 volte il tuo, perché anch'io ho i compagni di scuola, e se incomincio a scrivere i miei compagni di scuola, no, questa, diventa ecco, un inferno, questa è e anche faccia. Quelli di Sansonetti. Ma noi non lanciamo messaggi, ora, no, noi no, diciamo allora, la nostra sono opinione. Sfoghi, ragione, sono sfoghi, ragione, aspetta. Hai ragione. No, Piero, ma il messaggio è uno sfogo. Sì, in questo sì, è più uno sfogo. Manco lo ascoltano e manco lo pubblicano. È vero, lì può sembrare una cosa presuntuosa, no? Come per dire, in fin dei conti, te chi sei? Nessuno per dire. No, al contrario, tu, purtroppo, per te adesso, non è vero che non sei nessuno. Sei una donna bella, di cui compaiono immagini belle, che fanno invidia, gelosia ed eccitano i sessisti di tutta Italia. In più, purtroppo, per fortuna per te, ma purtroppo, sei anche diventata abbastanza famosa e quindi sei nel mirino, diventi un obiettivo. Certo, se lanci il messaggio, quelli ti rispondono infatti, con un'artiglieria. È tornato indietro come un boomerang. Non è così, quello, sì, sì. Se dovresti dire, io non lancio messaggi, racconto cose. Racconto dico, ho raccontato. Se vi interessano sì, bene, se no non le sì, però è vero pure che nel mio tweet, in effetti, quando sulla fine, quando dico ragazzi, cioè bisogna partire dal basso, è un po' una sorta evidentemente di messaggio che tu dici, però era più un pensiero, cioè dal mio punto di vista è forse dovrebbe un pochino ritornare quella fame magari prima di una pretesa, realmente di una pretesa importante economica, di imparare un mestiere. Ma quanti cioè compagni questo di scuola di cui non ti ricordavi hai ritrovato? Pensa a questa riesumati fortuna, adesso lo faremo anche io e Piero. Guarda, ma sei favorevole al salario minimo? Allora, io sono favorevole, ecco, di cose su questo. Parliamo di cose serie, perché la discussione questo è questa, perché poi dopo... Io sono, Piero, io ti dico una cosa, io ritengo sacrosanto che una persona che lavora debba essere retribuita, e questo, partiamo da questo, debba essere retribuita in maniera congrua rispetto al lavoro che svolge. Questo è un principio sacrosanto. Vero è, ed è vero anche, che oggi ci poniamo tanto la discussione, il focus sul salario minimo, ma poco su chi dà il lavoro. Quindi dovremmo andare, secondo me, a spostare un pochino anche il focus su cercare di mettere il datore di lavoro nella condizione anche economica più agiata in termini anche di tassazione per poter dare anche di più, perché tu sai benissimo che quando noi diciamo che a un dipendente diamo 1300 euro, quanto costa al datore di lavoro questo dipendente? Se noi facciamo, abbassiamo un po' i costi a lui, forse magari riusciamo ad equilibrare il salario. Vabbè, comunque questa risposta, giusta o non giusta, intanto l'abbiamo data al mio amico Bonaccini, che è una persona seria, sì, sì, e mi è dispiaciuto vederlo che ti rimbeccava. Tu devi stare attenta, perché è una persona seria, come una persona seria Marco Rizzo. Ma infatti cioè, gli ho risposto, sono persone che hanno delle idee consolidate che amministrano, nel caso di Bonaccini. Quindi a noi a quelli ma dobbiamo vedi, rispondere. Sì, noi a quelli vedi, dobbiamo. Io rispondo, le domande infatti, che ha fatto Piero, ma infatti sono... come ho risposto, e a me piace quando c'è un confronto sui contenuti, vedi come ha fatto Bonaccini, come, cioè si confrontano, diventa antipatico e fastidioso quando si trascende, si esce dal confine dei contenuti, perché allora lì il dialogo non ha più senso, perché a me piace, io sono divisiva per eccellenza, lo dico, no? Io, a me piace sempre lanciare delle cose. Sei anche una donna che fa trascendere. Faccio trascendere. Non ti deve dispiacere, è anche il motivo per cui noi ti usiamo nel Riformista TV per provocarci, per incalzarci. Certo, questo, no, esatto. Piero, tu pensi che deve essere un po' più contenuta? Io penso che non... No, lo sai cosa penso io. Appunto, non ho dubbi che non è un'aggressione... Ma io ho sempre difeso tutti quelli che vengono aggrediti sui social, che è uno dei mestieri principali della popolazione italiana, ora è aggredire la gente. Mi dispiace di più quando sono i giornalisti, le persone un po' note, quelle che vogliono fare, che dimostrare finalmente che c'hanno le palle, che non hanno perché non le hanno avute nelle battaglie vere. Non credo che la battaglia vera sia quella di far
Poi adesso ci parliamo con sto barista, vediamo se gli dà due lire per il io lavoro. Sto io lavoro, non le voglio. Io questo barista non li voglio. Perché non lo invitiamo? No, perché non lo invitiamo? Guarda che idea. Vediamo, diciamo, che idea geniale. Allora, facciamo un conto, quanto ha lavorato? 20 ore, 9 no, euro all'ora, salario minimo. Piero, non era lavoro per me, era divertimento, dobbiamo dire. Allora, io mi divertivo un po' come una pazza. Ironia, però scherziamo anche noi due. No, però questo passa, perché dicono che sono stata sfruttata. Io mi divertivo. Non mi hanno sfruttato, possiamo dirlo? La questione vera è quella che naturalmente questa è una vicenda di aggressione, certo, a una persona. Poi dietro questa vicenda c'è una discussione molto seria, certo, sul come vanno sui salari. È evidente che il problema c'è in Italia, certo, i salari sono i più bassi d'Europa, da molti anni i salari crollano, le persone che lavorano di più e che hanno i salari più bassi vivono molto male, ci sono i lavoratori poveri, una volta non c'erano, c'erano i poveri e i lavoratori, ora ci sono i lavoratori poveri e la questione è enorme. Purtroppo la questione viene affrontata con i c'è un altro problema serissimo che è quello di un sindacato debolissimo rispetto a 15 o 20 anni fa, mentre tutta la questione del lavoro in Italia, diversamente da altri paesi europei, si basava sulla forza di un sindacato che garantiva tutti. Oggi non garantisce più nessuno, non è che può garantire ora, no? Andiamo. E poi... La questione, cioè, mischiare le due cose, esatto, è lì che succede, cioè, purtroppo succede sempre così sui social, scusa, perché l'odio alla fine, io sono più forte, insomma, che poi è sempre quello di... Dobbiamo dire con una modo un po' volgare, io ce l'ho più lungo, è sempre quello. Ma infatti tu hai ragione che fai adesso, dici una cosa volgare. Poi in Italia c'è del sessismo, in Italia c'è ancora tantissimo sessismo. Una donna non si fa pagare, è una cretina che teorizza che bisogna farsi sfruttare. Una donna si fa pagare anche per prestazioni sue, no, quella si fa pagare. Ragazzi, comunque lamenti, tanto alla fine qualunque cosa avessi detto non è bravissima. Qualunque, perché dice: ah, ma quella se io avessi non scritto, si fa pagare, ragazzi, o si fa pagare. Certo. Allora, io non voglio dire poi cosa avrebbero detto se uno dice: no, la donna si deve far pagare. Ecco, perché c'è del sessismo brutale. È inutile che facciamo le leggi quando poi i social ti dimostrano una componente popolare che va ben al di là. Abbiamo fatto la legge contro l'omofobia, per il rispetto, per il sessismo. Allora, noi facciamo delle cose formali. L'altro giorno avevano fatto un blocco stradale e gli autisti spostavano quelli che bloccavano, uomini e donne. Naturalmente è intervenuta una in televisione, la televisione aveva organizzato il blocco, certo, stradale per fare mezz'oretta di spettacolo, però diciamo. Dice: ma perché ha messo le mani addosso alla donna per spostarla? In realtà quel signore aveva toccato una donna allo stesso modo. Però, su questo l'Italia è feroce. Sì. Però poi sul fatto che lei è donna e che parla di questo e che c'è di mezzo uno scambio, ti fai pagare? Guardate, il sessismo secondo comunque me... Comunque... Bravo, chiudi la te. Io chiuderei qui, sono una cosa, ci puoi fare due caffè per favore? Anche perché li so fare, ragazzi. E guarda li che so, ti diamo. Io li so e guarda fare. Che ti diamo in cambio, le patatine. Ma è giusto, e io sono felicissimo. Arrivederci. Ma fatela finita. Fatela finta tutti.